Successo. I padroni di casa hanno sprecato troppo e alla fine hanno dovuto accontentarsi di un pari contro un coriaceo Cesena che non si è mai arreso. Il primo tempo era tutto color amaranto e dopo 11 minuti su calcio d'angolo battuto da Raggi, Sasso con ottimo stacco di testa mandava il pallone alle spalle di Borin. L'Arezzo insisteva e al 34esimo Esposito concludeva sopra la traversa. Nella ripresa la situazione si rovesciava. Era il Cesena ad attaccare e al sesto Mangoni e Minoia intervenivano sull'ex Traini. Per l'arbitro era rigore. Lo stesso Traini batteva Orsi con un rasoterra. La reazione dell'Arezzo non si faceva attendere. Alla mezz'ora gran botta da lontano di Minoia e palla in rete. È il 2-1 per i padroni di casa. Ma è a questo punto che l'Arezzo si faceva confusionario mentre il Cesena cresceva la distanza e 5 minuti dopo, su testa di Agostini, Pozza deviava nella propria rete, 2-2. Un'occasione mancata per un Arezzo ancora incerto in difesa, un punto prezioso per la marcia del Cesena.